Thank you.
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Fratelli e sorelle carissimi, preghiamo umilmente Dio nostro Padre perché benedica quest'acqua con la quale saremo aspersi in ricordo del nostro battesimo. Il Signore rinnovi la nostra vita e ci renda sempre fedeli al dono dello Spirito Santo. Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto santificare nell'acqua i tuoi figli per la vita eterna, benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnova in noi, o Padre, la forza viva della grazia e difendici da ogni male, perché veniamo a te con cuore puro per Cristo nostro Signore. Onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno per tutti i secoli dei secoli. Gloria in excelsis Deo.
oremus. Da nobis quesumus Domine, ut et mundi cursus pacifico nobis tu ordine dirigatur, et ecclesia tua tranquilla devozione letetur, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Lettura del secondo libro dei Maccabei. In quei giorni ci fu il caso di 7 fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». Soprattutto la madre era ammirevole e degna di gloriosa memoria, perché vedendo morire 7 figli in un solo giorno, sopportava tutto serenamente per le speranze poste nel Signore. Esortava ciascuno di loro nella lingua dei padri, piena di nobili sentimenti, e temprando la tenerezza femminile con un coraggio virile, diceva loro: «Non so come siate apparsi nel mio seno, non io vi ho dato il respiro e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi. Senza dubbio il Creatore dell'universo, che ha plasmato all'origine l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo il respiro e la vita, perché voi ora, per le sue leggi, non vi preoccupate di voi stessi». Antioco, credendosi disprezzato e sospettando che quel linguaggio fosse di scherno, esortava il più giovane, che era ancora vivo, e non solo a parole, ma con giuramenti prometteva che l'avrebbe fatto ricco e molto felice se avesse abbandonato le tradizioni dei padri, e che l'avrebbe fatto suo amico e gli avrebbe affidato alti incarichi. Ma poiché il giovane non badava per nulla a queste parole, il re, chiamata la madre, la esortava a farsi consigliera di salvezza per il ragazzo. Esortata a lungo, ella accettò di persuadere il figlio. Chinatasi su di lui, beffandosi del crudele tiranno, disse nella lingua dei padri: «Figlio, abbi pietà di me, che ti ho portato in seno 9 mesi, che ti ho allattato per 3 anni, ti ho allevato, ti ho condotto a questa età e ti ho dato il nutrimento. Ti scongiuro, figlio, contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è in essi e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti. Tale è anche l'origine del genere umano. Non temetere questo carnefice, ma mostrandoti degno dei tuoi fratelli, accetta la morte, perché io possa riavere insieme con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia». Mentre lei ancora parlava, il giovane disse: «Che aspettate? Non obbedisco al comando del re, ma ascolto il comando della legge, che è stata data ai nostri padri per mezzo di Mosè. Tu però, che ti sei fatto autore di ogni male contro gli ebrei, non sfuggirai alle mani di Dio. Noi in realtà soffriamo per i nostri peccati. Se ora, per nostro castigo e correzione, il Signore vivente per breve tempo si è adirato con noi, di nuovo si riconcilierà con i suoi servi. Ma tu, o sacrilego e il più scellerato di tutti gli uomini, non esaltarti in vano, alimentando segrete speranze, mentre alzi la mano contro i figli del cielo, perché non sei ancora al sicuro dal giudizio del Dio Onnipotente che vede tutto. Già ora i nostri fratelli, che hanno sopportato un breve tormento, per una vita eterna sono entrati in alleanza con Dio.
tu invece subirai nel giudizio di Dio il giusto castigo della tua superbia. Anch'io, come già i miei fratelli, offro il corpo e la vita per le leggi dei padri, supplicando Dio che presto si mostri placato al suo popolo e che tu, fra dure prove e flagelli, debba confessare che Egli solo è Dio. Con me, invece, e con i miei fratelli, possa arrestarsi l'ira dell'Onnipotente, giustamente attirata su tutta la nostra stirpe. Il re, divenuto furibondo, si sfogò su di lui più crudelmente che sugli altri, sentendosi invelenito dallo scherno. Così anche costui passò all'altra vita puro, confidando pienamente nel Signore. Ultima dopo i figli, anche la madre incontrò la morte. Verbum Domini. Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido, porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Salvi i miei passi sulle tue vie, e i miei piedi non vacilleranno. Io ti invoco perché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi. Io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine. Legge in nomine Domini. Seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, colpiti, ma non uccisi. Portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù,
perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché in noi agisce la morte, in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto «Ho creduto, perciò ho parlato», anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Verbum Domini. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. In quel tempo, il Signore Gesù disse: «Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera. E nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue
non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Verbum Domini. Il tempo dopo Pentecoste, da oggi, siamo nella domenica che precede la festa del martirio del Battista, che celebreremo il prossimo 29 agosto, prende un tono preciso, che è quello della testimonianza cristiana, cioè del cristiano come testimone del Vangelo di Gesù. E ci facciamo aiutare quest'oggi dalle tre letture che abbiamo appena ascoltato, tutte segnate proprio dalla prospettiva di una adesione completa alla rivelazione di Dio. Una adesione completa anche quando costosa. Testimone, il sostantivo testimone, nel senso processuale, che è quello che abitualmente utilizziamo, è colui che dichiara di avere assistito o di avere comunque conoscenza diretta di un fatto e quindi lo riferisce, impegnandosi alla veridicità. Il cristiano non è testimone solo in questo senso, cioè non si limita a dichiarare dei fatti esterni a sé, ma fonda la sua vita sul fatto di Gesù morto e risorto, ed è disposto ad assumersene tutti i rischi. Nella lettura dell'Antico Testamento, la prima lettura, abbiamo ascoltato l'esempio dei santi sette fratelli Maccabei e della loro madre. Qualcuno di noi potrebbe chiedersi che senso ha rinunciare alla vita pur di non mangiare carne di maiale. Non sembra una cosa un po' irragionevole? E abbiamo anche sentito con quante blandizie e seduzioni il re pagano Antiaco cerca di convincerli prima di ricorrere all'arma finale della violenza. Il suo scopo è molto preciso: imporre le usanze greche, le usanze, la cultura, la religione greca alla popolazione ebraica, cioè di creare una uniformità religiosa e culturale idonea per lui a consolidare il suo dominio politico. Questo è il progetto. Possiamo farci questa domanda: non accade forse anche oggi qualcosa di simile? In molte parti del mondo i cristiani, lo sappiamo bene, subiscono violenze effettive ed emarginazione dalla vita pubblica a motivo della loro fede. Per ora, in Italia, in Europa, questo ancora non accade. Siamo ancora nella prima fase, nella prima delle tattiche utilizzate da Antioco nella prima lettura, cioè quella della menzogna e della seduzione. Si travisa sistematicamente
e volutamente il senso e il contenuto della fede e della morale cristiana, per dimostrarle ridicole o quantomeno impraticabili. Si suggerisce che la fede sarebbe un ostacolo di per sé alla civile e pacifica convivenza sociale. La morale cristiana, che è autenticamente umana, tant'è vero che per il Vangelo il vero uomo, l'Adamo vero, è Gesù Cristo. Ecco, la morale cristiana, autenticamente umana, viene continuamente falsificata, derisa, contestata. Si dice ai cristiani: se proprio volete affidarvi a queste sciocchezze, tenetevela voi la vostra morale. Non provate però a spiegarci che i suoi contenuti sono un bene per tutti. Non provateci neanche. Qui però la colpa non è solo degli altri, eh? Qui c'è una colpa anche da parte nostra. Anzitutto noi cristiani di oggi, a differenza dei nostri nonni e padri, o nonne e madri, conosciamo poco il Vangelo ed i contenuti reali della morale cristiana e quindi siamo di fatto disponibili a farci ingannare da chiunque in proposito, un po' come Eva e Adamo si sono fatti ingannare a suo tempo dal serpente con una grande facilità ed ingenuità. Ascoltiamo ogni giorno opinioni e sollecitazioni ostili alla morale cristiana, ma ci guardiamo bene dalla fatica di formarci una coscienza secondo il Vangelo. Troppo spesso, anche per noi, le uniche preoccupazioni sono la salute, come se dipendesse da noi, fra l'altro, di non essere troppo disturbati dagli altri, il nostro conto in banca, e a volte si constata che chi ha tanto si preoccupa persino di più di chi ha poco. Anche poi, quando la verità ci è chiara, spesso preferiamo tacere, nasconderci, invocare compromessi in base ad un mal compreso buon senso imposto dagli altri. Sarebbe invece il caso di dire una parola e dare un esempio, anche quando costa, come il Vangelo di oggi precisamente ci chiede, non ci suggerisce, ci chiede. Dovremmo ricordarci sempre quello che Papa Leone Magno ha scritto una volta: ricorda, cristiano, la tua dignità. Noi invece a volte la nostra dignità di cristiani finiamo per venderla per un piatto di lenticchie, come ha fatto una volta Esaù. Siamo tutti fragili e bisognosi di fortificarci con le risorse suggerite da Gesù nel Vangelo, che sono tre fondamentalmente: la preghiera, la carità e la penitenza. Noi invece preghiamo poco, non capiamo più il valore della penitenza e ci facciamo sconti persino sulla giustizia, figuriamoci poi sulla carità. Dobbiamo ricordare le parole del Signore: chi avrà perduto la vita per causa mia la troverà. E ancora, in un altro testo: con la vostra perseveranza, non con le vostre buone intenzioni, con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. E soprattutto non dobbiamo né fare il male per nessun motivo, né ricambiare il male con il male, ma piuttosto con il bene e con la preghiera, anche per chi fa il male. Dobbiamo rispondere alla menzogna con la forza della verità, certi che la vittoria finale sarà comunque del risorto.
Fratelli e sorelle carissimi, raccolti per celebrare i misteri della nostra redenzione, supplichiamo Dio onnipotente perché il mondo sia rinnovato a queste sorgenti di vita vera. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, Padre buono. Per la Chiesa, edificata ogni giorno dalla testimonianza di nuovi martiri, ti preghiamo. Per la società civile, spesso logorata dalla corruzione e dall'ingiustizia, ti preghiamo. Per i giovani che si aprono alla responsabilità della vita e ti affidano ogni desiderio di libertà, ti preghiamo. Padre buono, per noi tutti chiamati a rendere ragione della speranza che abbiamo ricevuto, ti preghiamo. Tuam Domine misericordiam obsecramus, ne pro nostra nos iniquitate condemnes, sed in viam rectam semper pro tua pietate disponas. Ne sic ut meremur delinquentibus irascaris, sed facilitati nostre invicta tua bonitate subvenias, per Christum Dominum nostrum. Scambiatevi il dono della pace. Fratelli e sorelle, raccolti dallo stesso Spirito di Cristo, proclamiamo con cuore sincero il simbolo della nostra fede. Credo in unum Deum, propter nostra salute.
Altaribus tuis, Domine, munera nostre servitutis inferimus, quae placatus assumens, sacramentum nostre redentionis efficias, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et tuo spiritu. Ursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Pere dignum et justum est, decum et salutare, nos tibi semperic et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, et tibi anc ostiam immolationis offerre, quae est mira prorsus et ineffabilis divini gratia sacramenti, quae dum in tuam gloriam offertur a plurimis, unum Christi corpus sancti spiritus infusione perficitur, sed et ipsi, qui sumimus communione muius panis et calicis, unum in Christo corpus credimus copulari, per quem maiestatem tuam adorat exercitus angelorum, ante cospectum tuum in eternitate letantium, cum quibus et nostras foces ut admitti iubeas deprecamur, socia exultatione dicentes. Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu, usque ad occasum, oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera, quae tibi sacranda detulimus, et odem spiritu sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant, filii tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, pregit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.
simili modo posquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Sigitur Domine, eius de infilii tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens hostiam cuius voluisti immolazione placari, concede, ut qui corpore et sanguine filii tui reficimur, spiritu eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christum. Ipse nos tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum beatissima Virgine Dei Genetrice Maria, cum beato Iosef eius sponso, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus, cum santo Ambrosio et omnibus santis, quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari. Ec ostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine, a totius mundi pacem acque salutem, Ecclesiam tuam, peregrinantem in terra, in fide et carità fermare digneris, cum famolo tuo Papa nostro Francisco et Episcopo nostro Mario, cum Episcopale ordine et universo clero et omni populo acquisitionis tue. Voti suius familie, quam tibi a stare voluisti, adesto propitius, omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratur coniunge. Fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi placentes ex hoc saeculo transierunt, in regnum tuum benignus admite, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo buona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Recepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere Pater noster qui es in celi sanctificetur nomen tuum adveniat regnum
nos Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare, custodire et regere digneris propitius, qui vivis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Pax et communicatio Domini nostri Iesu Christi sit semper vobiscum. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Thank you.
Oremus. Rege nos spiritu tuo quesumus domine, quos filii tui corpore pascit et sanguine, ut te non solum verbis et lingua, sed veritate et opere confitentes in regnum mereamur intrare celorum, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Procedamus cum pace.